La TL del Cuneese ha recentemente presentato l'Alta Via dei Roburent. Ce ne parla Daniela Salvestrin, direttrice della TL del Cuneese. La valorizzazione delle strade di montagna di interesse storico ha naturalmente un grande risvolto turistico. Non appena questa strada sarà parte del censimento regionale, potremo partire con una promozione ad hoc e con l'Unione Montana Vallestura e con tutti gli attori che hanno lavorato alla realizzazione di questo itinerario, penseremo a quali saranno i mercati su cui puntare. È un percorso di grande interesse, siamo sicuri che avrà un ottimo successo. Sentiamo ora il commento di Rocco Pulitanò della TL del Cuneese. Stiamo investendo tanto su questi nuovi percorsi cicloturistici e penso che siano il futuro di questa provincia. Abbiamo un territorio fantastico dove noi nella ripartenza abbiamo proprio puntato su quelli che sono gli avvenimenti sportivi e questo è uno sport all'aria aperta in continuo crescendo. A parlarci del progetto anche Loris Emanuel, presidente dell'Unione dei Comuni della Valle Stura. Siamo partiti da un'idea di valorizzare l'altipiano della Gardetta. Da quell'idea lì ne è nata l'idea di collegare questo altipiano con questo sentiero che sostanzialmente consentirebbe di collegare l'altipiano della Gardetta con il Colle della Maddalena e collegare il Rifugio della Pace, il Rifugio della Gardetta appunto, il Rifugio del Carbonetto in Valle Stura e del Fauniera in Valle Grana. Abbiamo deciso di investire delle risorse per una progettazione per recuperare questo sentiero. Peraltro un sentiero storico perché in Valle Maira, nel comune di Acceglio, arriva una strada militare che porta delle fortificazioni, fino poi a ritrovare proprio sui laghi di Roburent una vecchia fotografia di fine 800 dove addirittura si ritrovano degli insediamenti militari che ci ricordano appunto la valenza storica di quel territorio e che sarebbe anche bello oggi riscoprire una chiave turistica. Sentiamo ora il commento del presidente Uviage, Daniele Nardi. Noi crediamo fortemente quanto sia indispensabile e importante la promozione, fondamentale il discorso del collegamento per creare un valore aggiunto per un progetto turistico. La Regione Piemonte ha investito molto sul comprensorio della Gardetta, noi ultimando questo percorso permetterà di aprire una porta per la Francia, perciò fondamentale soprattutto per il tessuto turistico e imprenditoriale. E a parlarci degli investimenti da parte della Regione Piemonte, il consigliere regionale Paolo Bongioanni. Nel 2020 è stata approvata una mia legge sulle strade turistiche e storiche di montagna che ha come finalità quella di recuperare quel patrimonio che può diventare un'offerta turistica. Quando il presidente Loris Emanuel e l'amico Daniele Nardi sono venuti a presentarmi questa idea, abbiamo fatto un sopralluogo e abbiamo cominciato a costruire questo tavolo di lavoro che deve arrivare ad inserire questo percorso nell'elenco delle strade storico-turistiche e quindi nella prossima primavera venire finanziato dalla legge 9 del 2020. Io credo che sia un'opportunità turistica pari a quella della Via del Sale nel momento in cui andrà a regime.